Eccoci insieme con Biancherosso TV Sport, c'è un amico in linea, pronto? Buonasera Enzo, Ciao. Benedetto da Cerra, Napoli. Ciao, ciao caro, ciao, ciao. Salutiamo anche l'amico. Ciao. Grazie. Niente, io per quanto riguarda il discorso dell'attaccante colore De Bari, ho sempre ribadito la mia opinione, fin dalle prime mie telefonate, che comunque dobbiamo essere orgogliosi della città, della squadra, quindi dobbiamo sempre cercare di Sì. saltare i componenti. Poi ti immagini un'eventuale retrocessione del Bari in C2, lo distruggerebbe No, ma l'indotto della non c'è niente, televisione, niente, dai, forza, giornalismo, niente, niente. mass media, Niente. tutto quanto. E poi ti Sarebbe sento un male? guarda, uso un'espressione molto forte, eh. Sarebbe, fra virgolette, un crimine per questa città portare il Ma Bari in infatti, C2, ma poi comunque penso che il discorso della, diciamo, dei giocatori che ci stanno esaltando, perché loro, un'eventuale previsione di eventuale Sì. fallimento del Bari, allora loro, dovendo rimanere a parametro zero, cercano di mettersi in evidenza, però spero che tutto ciò non mai accada, ovviamente. Io non dimentico, guarda, il calcio a volte è capace di, come dire, scrivere delle favole fantastiche. Non dimenticare che lo scorso anno la Pro Patria, che era una società in queste condizioni, ai playoff, alla finale playoff, perse la promozione No, in però prima divisione, o no? l'ipotesi che ha fatto l'amico da Cerra del parametro zero, il Bari di proprietà c'è soltanto un paio di giocatori, gli altri quasi tutti in prestito, praticamente il parametro zero non esisterebbe, però il problema è che viene penalizzata una città che ha 105 anni di storia, Io insomma. non sono per il fallimento, Luca, l'ho sempre detto, ripartire dalla C2 è orribile, io capisco che l'abbiano fatto il Napoli e la Fiorentina, ma con Della Valle e De Laurentiis, a noi non so cosa ci possa, come dire, in qualche modo portare così in alto facilmente. Io sono convinto che invece bisogna fare un salvataggio con il Bari in Serie B e cercare poi, magari con un po' di pazienza, di ricostruire tutto. Ma il Bari va salvato dalla B, perché io non mi fido del fatto che venga qualcuno che dalla C2 porti in C1, poi immaginate la C2, ma che tristezza, ragazzi, che tristezza. Domenica con la regina vorrei vedere Forestieri al posto di Bogliacino. In effetti Bogliacino resta un po' la nota d'onore, sembra un po' fuori dal gioco, sembra quasi che il Bari a Sì, momenti. per fortuna il centrocampo lo sta reggendo la gran fatica di Donati e di De Falco, che sono in condizione, e poi con il rendimento alterno, il rendimento non ancora ottimale di Bogliacini, si stanno sacrificando le punte, cioè praticamente vedere rincorrere Rivas l'avversario è una novità che però effettivamente fa piacere. Intanto i complimenti a Cepitelli, che in effetti per essere un debuttante in Serie B, a mio avviso, ha Ma giocato una signora partita. grossa personalità, poi è stata anche fulmine, l'unico errore che ha fatto è riuscito a, senza fare fallo, a bloccare De Giorgio che era diretto verso la porta. La manna scherza col fuoco, eh? Enzo, ieri l'ho visto, no, forse troppo sicuro, insomma. Ha creato quella palla dietro che era corta, insomma, lì corriamo il rischio che se perdi il contrasto con Juric se ne va in porta da solo, insomma. Qualcuno mi chiede quanto ammontino i debiti del Bari. Io mi auguro che davvero, come si ventilava, ci sia una conferenza stampa da parte dell'amministratore Ugo Garzelli, di qualcuno del collegio dei revisori contabili. La situazione va spiegata, perché così chiaramente la gente vuole giustizia, vuole verità. Io so che in linea di massima i debiti dovrebbero ammontare intorno ai 28-29 milioni di euro, a fronte dei quali però ci sono dei crediti per 14 milioni di euro, il che vuol dire che, insomma, chi entra deve mettere in conto che, insomma, deve partire un po' sott'acqua da meno 14, più o meno 14, meno 15, però sono debiti spalmati nel corso degli anni, quindi, insomma, una situazione non facile da ereditare, perché non è facile, soprattutto di questi tempi, però proprio perché spalmata nel corso degli anni, appena appena fattibile, diciamo così, difficile comunque. C'è un amico in linea, pronto? Pronto? Sì. Buonasera, sono Rino Lo Russo. Ciao Rino, ciao caro. Ciao Enzo, un Ciao. saluto anche a Grazie. Presini. Ciao. Enzo, io voglio sottolineare solo due aspetti. Insomma, intanto parliamo di questo Bari, perché qui c'è l'esaltazione sportiva, no? Voglio dire, così come ha mirato il Bologna lo scorso anno, Sì. Sì. no? Noi oggi dobbiamo concentrarci un po' A di più me su piace molto quello. questa storia, a me piace molto. Infatti, è una cosa molto bella, noi questa dobbiamo sottolineare veramente a gran voce, perché quello che hanno fatto ieri sera a Crotone, io sono stato a capo, mi è sembrato di essere tornato 2 anni fa, quando stavo fino agli ultimi 2 secondi
a mangiarmi le mani e tutto ciò che c'era sotto per portare a casa il risultato. Sì. Questa è la cosa bella, senza stipendi, con tutti i problemi che ci sono. Questi sono giocatori che stanno dando l'anima ed è veramente la vittoria. Riporta il calcio a una dimensione naturale, non il calcio del business, ma il calcio anti-business per certi versi, perché qui c'è poco non dico da guadagnare, perché gli stipendi a mio avviso un po' alla volta li prenderanno, però in questo momento dimostrano davvero grande, grande rettitudine morale. No, effettivamente la compattezza che è vista, poi anche bastano piccole cose, il fatto che si aiutino tra di loro normalmente. Mentre ieri nella squadra avversaria a un certo punto si è reso conto che quando è andato Gabionetta problemi con la panchina, invece il gruppo, e anche nell'occasione del gol si è reso conto che corale, il tecnico è un fatto positivo. Vogliamo sentire Torrente nell'intervista registrata ieri sera a Crotone da Cristian Siciliani, andata in onda su Bianco e Rosso Ultimo Minuto su Radio Bari 88.8 come frequenza, che però credo che sia già nota a molti baresi. Torrente. Siamo cresciuti anche sul gioco, fisicamente abbiamo fatto una partita con grande umiltà, una vittoria per il morale per la classifica. Peter, cosa l'ha soddisfatta di più oggi in questa vittoria? La mentalità, l'umiltà, il sacrificio, la voglia di vincere questa partita. Nel primo tempo abbiamo avuto un'occasione con Boiassini, è stato bravo il loro portiere, una punizione con De Paola, anche lì è stato bravo il loro portiere, poi Rivas nel finale con un tocco in più poteva concludere. Poi nel secondo tempo la palla più clamorosa con De Paola, poteva andare sull'1-0, poi c'è stato il gol di Clayton e poi abbiamo difeso bene il risultato. Abbiamo bisogno che trovino una condizione sicuramente migliore, i giocatori importanti, però ho visto una squadra che comunque sta crescendo, sta alla ricerca del gioco che vorrei, ci sono dei miglioramenti e poi c'è questo spirito di sacrificio, di gruppo che mi piace, queste sono le note positive, mi aspetto molto di più dai giocatori di qualità.